Un saluto guardiani, bentornati qui su Destiny. Guardate che scorcio poetico, to the moon, ogni riferimento è puramente casuale. Vabbè, comunque, perché ci troviamo qui oggi? Oggi ci troviamo per il nostro videone sul drop, sui drop dello stendardo di ferro. Puntualmente è finito lo stendardo di ferro e vi porto il mio video, secondo della serie in realtà, quindi è anche relativamente nuovo. Allora, stendardo di ferro, un paio di riflessioni. Intanto sono arrivato tardi a fare il video e Lord Saladin si è già chiuso dentro. Lo saluto, anche se penso che sia andato via. E stendardo di ferro con frattura, quindi non controllo, frattura modalità dove devi prendere la scintilla e portarla nella base nemica e farla saltare in aria, modalità che quando l'hanno data come modalità dello stendardo di ferro di questa settimana, ho subito storto il naso, ho detto no, madonna che cazzo frattura, che brutto, madonna. Invece mi devo ricredere assolutamente, perché mi è piaciuto tantissimo per diversi motivi. Allora, premessa, sono convinto che chi è abile in crogiolo, chi è molto competitivo, non ha apprezzato questa modalità, perché in effetti è una modalità un po' più confusionale e che permette, rompe un po' quello che è il gioco del puro uccidi e fai kill e vinci, fai punti e vinci, rompe un po' quel sistema là, implementando una dinamica un minimo differente che permette anche a chi non è un fenomeno nel crogiolo come me, io ve l'ho sempre detto, se mi seguite da un po', like pippa nel crogiolo, permette anche magari a chi non è un pro di poter fare dei buoni punteggi e comunque poter essere utile alla squadra, perché insomma piglia sta scintilla e vai a buttarla nella base nemica. Mi sono tolto diverse soddisfazioni sia come kill che come discorso della scintilla. Allora, quindi, fatta questa premessa, mi è piaciuto frattura. Perché? Perché appunto questa dinamica del portare la scintilla ha fatto sì anche di poter fare io molti punti e poter fare quella cazzo di taglia che non sono riuscito a fare nello scorso stendardo, di vincere la partita e fare il punteggio più alto di tutte e due le squadre. Sono riuscito a farlo facendo un po' di kill e portando nella base nemica, non mi ricordo, 3 o 4 scintille. Quindi benvenga, mi è piaciuto scintilla, mi è piaciuto frattura, mi è piaciuta come novità e mi ci sono divertito parecchio. Facendo una squadra magari possibilmente con un minimo di organizzazione, quindi magari se entrate con 2-3 persone o meglio ancora con 6, ma è scontato, persone che conoscete, sarà ancora più facile organizzarvi su proteggere chi porta la scintilla e compagnia bella. Comunque, stendardo di ferro che questa settimana portava, Lord Saladin portava un sacco di belle cosette, vediamo se me lo ricordo a memoria, portava gli stendardi lì, quindi il patto, la gonnellina o il mantello, portava il petto, il ricognizione e il fusione. Io non ho comprato nulla come ho fatto la volta scorsa perché ho aspettato di arrivare al grado 5, giocare un pochettino, prendere i pacchetti e vedere che cosa droppo per evitare magari di andare a spendere soldi per comprare una cosa alla Saladin a 2,80 e magari poi la droppi a 300 e passa. E infatti così ho fatto e vi consiglio di fare in questo nuovo stendardo di ferro, nello stendardo di ferro anno 2, perché i drop salendo di grado sono un po' più facili, diciamo, almeno più dell'anno 1 sicuramente, per quanto mi riguarda. E che cosa ho droppato? Che cosa ho droppato di queste cose qua o oltre? Veniamo quindi all'analisi dei miei drop. Vabbè, ho preso altri caschi, cazzi, i caschi me li ha dati proprio in continuazione sia nello scorso che in questo. Ho preso il petto, mi mancava il petto, mi mancano le braccia al petto, finalmente ho preso il petto, l'ho preso a 308, quindi buono, sono contento. L'ho droppato molto buono, l'ho droppato con aumenta intelletto, aumenta disciplina, aumenta quantità di munizioni trasportabili per i fucili automatici, quindi sono contento, o per i fucili a pompa, quindi figurati, è molto buono nel crogiolo. Recupero del vuoto e armatura del vuoto, armatura aumentata mentre utilizza una sottoclasse del vuoto, oppure aumenta il recupero per 5 secondi dopo aver subito danni collaterali da vuoto, vabbè. Oltre a questo, il petto, che comunque mi mancava e sono contento di averlo droppato ed è bellissima, mi piace molto l'armatura dello stendardo di ferro di questo anno 2. E quindi sto cercando di farmi quella sul titano, oltre a quella di Osiride.
Cos'altro ho droppato? Mamma mia, ragazze, veniamoci dopo a quello. Andiamo, beh, anche se è buono anche questo. Dovere di Colovans, quindi il fucile a ricognizione che vendeva Lord. Madonna, non mi ricordo mai come si chiama, Lord Shax, Lord Saladin, vabbè. Lord dello Stendardo di Ferro, quello che vendeva, l'ho droppato con una serie di perle. Veramente ne ho droppati tre. Tre ne ho droppati, cazzo, non uno. Tre, dammi il fusione piuttosto che non ho preso. No, niente, vabbè. Quindi, tre fucili a ricognizione e con dei perk interessanti. Ho tenuto quello con i perk migliori. Vabbè, oltre a poter aumentare parecchio la stabilità, abbiamo supporto vitale, cioè l'uccisione a un passo dalla morte possono iniziare il ripristino della salute, che sembra una cazzata, ma è molto utile questo in crogiolo, perché spesso siete a un passo dalla morte. Però se riuscite a fare un'uccisione, metti caso che magari andate one shot tutti e due e lo riuscite a uccidere voi, puoi iniziare il ripristino della salute immediatamente, quindi essere già subito pronto. E mano celata, un perk richiestissimo, agognato, bello, che piace a tutti, fornisce una migliore acquisizione del bersaglio, quindi quella sorta di, chiamiamola automira, anche se non è proprio così, che c'è in Destiny, è un po' più accentuata, quindi molto bene, soprattutto il fucile di prevenzione e soprattutto il crogiolo, quindi arma molto buona per il crogiolo. Cadenza però tutto sommato non è elevatissima. Il patto gittata buona, stabilità buona, ricarica buona, 15 colpi. Magari fatemi sapere anche cosa ne pensate voi di quest'arma, che a me piace parecchio. Andiamo avanti. Questo è quello che ho droppato dal pacchetto 5 e sono molto contento, anche se a me i canoni portatili piacciono esteticamente, ma in uso preferisco non usarli perché non riesco tanto bene. Ho droppato il pericolo di Finala 313. Quindi molto molto buono, sono contento, è bello, è molto bello, esteticamente vabbè, come la sprezzata di Timur, che ho già, tra l'altro dell'anno 1, è uguale, quindi mintiva 0, vabbè, lasciamo perdere. Cadenza, così così, impatto eccezionale, gittata, stabilità, ricarica, sufficienti, e caricatore a 10 colpi, che è sufficiente. Nulla di eccezionale, per quest'arma la devo ancora sviluppare, provarla, però comunque ho droppato questa. Che perk ho trovato? Triplo colpo, i colpi precisi inflitti in rapida successione e ripristino non proiettile del coricatore. Vabbè, posso tirare su molto la stabilità, guardate, con telaio rinforzato, senza togliere nessun'altra statistica, quindi questo è molto buono. E infine ricarica reattiva, ricaricare quest'arma dopo un'uccisione aumenta i danni inflitti per breve tempo, anche questo può essere utile se utilizzato bene in crogiolo. Quindi sono molto contento dei drop, soprattutto perché cercavo il petto, comunque lo vendeva, quindi mi dispiace per le braccia, lo prendiamo al prossimo stendardo, e sono contento di aver preso due armi nuove, dato che nello scorso avevo beccato l'ascia di Akkon e la ritorsione di Daedris. Ok, direi, vabbè, lo spettro anche l'ho preso a 3.11, a 3.10 anzi, direi che ci siamo detti tutto. Fatemi sapere voi cosa avete droppato, se vi va, fatemi sapere che cosa ne pensate, soprattutto dello stendardo di ferro con frattura, sono molto curioso delle vostre opinioni in merito, e come sempre vi auguro buona fortuna nei drop e ci vediamo al prossimo video. Ciao guardiani!